nell'area di Calcata Vecchia, nei fuori del borgo, quindi più vicini alla natura. Siamo appunto vicino a Roma, in Italia, sul pianeta Terra. Nella nostra galassia, che per chi non lo sapesse si chiama Nataru, non c'entra niente, ma c'entra. Allora, ecco, qui potete vedere, lui vi fa vedere, ci sono delle grotte che venivano usate anticamente, non si sa bene perché, fino agli anni 60 poi, per tenere gli animali, la legna, le galline, i maiali, queste cose qua. Poi, dopo gli anni 60, dagli anni 70 in poi, qui era diventato, io mi ricordo bene, tutto abitato. C'erano coppiette, single, quartetti che abitavano queste grotte che erano state un po' aggiustate e ristrutturate. Lì ce n'è una, non si vede bene, che ho ristrutturato, aggiustato io, però là, vedi, là, non si nota bene, comunque c'è. Purtroppo dei vandali me l'hanno sfondata e distrutta, quindi non ci posso andare più. Adesso scendendo, qui ci avviciniamo a una grotta che è veramente grande, se non l'hanno chiusa, dove potete vedere qui scolpito questo elefante bellissimo, guardate che lavorone, e poi ci sono altre grotte. Ok, salve, io sono Alex AA, sarebbe Alex Alpha Ashton, e anche l'onore di stare qui con maestro Andrea Simone, che è veramente una persona che dà nel campo della musica e del suono. Io personalmente mi occupo di canto armonico perché sia la mia banca dati personale, sia grazie all'aiuto di persone ed esseri più evoluti, molto più evoluti e molto più avanzati di me, ho saputo che il canto armonico svolgerà un ruolo grande, ampio, sferico e molto positivo ed evolutivo nel prossimo futuro dell'umanità. Infatti, guarda caso, chiunque fa canto armonico e chiunque è presente a un'esecuzione di canto armonico, con l'elettroencefalogramma è stato visto che le onde cerebrali da beta vanno in alfa e poi in teta, poi in delta e addirittura si aprono poi alle meravigliose onde gamma. Quindi, a parte questi particolari scientifici, consiglio a tutti questo toning, humming o canto armonico perché è veramente un equilibratore della salute globale che è uno dei miei campi di studio. Grazie.